Buongiorno a tutti, oggi vi presento la lezione numero 5, sempre sul contratto. Parliamo però degli elementi accidentali del contratto, cioè della condizione del termine e del modo, che trovate dalla pagina 180-182. Gli elementi accidentali del contratto, vediamo che cosa sono. Sono delle clausole accessorie al negozio giuridico contratto, è la stessa cosa. Al contrario degli elementi essenziali, che abbiamo già studiato, richiesti a pena di nullità, cioè che sono importanti perché se manca uno degli elementi essenziali il contratto è nullo, gli elementi accidentali sono rimessi alla volontà delle parti. Che cosa vuol dire? Che le parti possono scegliere o meno di inserire questi elementi accidentali. È da notare che se decidono di inserirli sono tenuti a rispettarli, altrimenti il contratto è inefficace. Quindi vedete un po' la differenza. Se non esiste un elemento essenziale all'interno del contratto, il contratto è nullo. Ma se le due parti decidono di inserire gli elementi accidentali del contratto, cioè la condizione, il termine e il modo, e poi non li rispettano, il contratto non è nullo, è sempre presente, ma si dice che è inefficace. La condizione. La condizione è un avvenimento futuro ed incerto, da cui dipende l'inizio o la fine, cioè l'efficacia del contratto. Se l'avvenimento si avvera, allora avrà effetto retroattivo. Vediamo, ti pagherò quando arriverà tua sorella dall'America. Vedete che è un avvenimento che non si è ancora presentato e quindi è futuro, ma non si sa se la sorella tornerà dall'America, quindi non si sa se si presenterà questo avvenimento, allora è anche incerto. La condizione può essere sospensiva, cioè gli effetti del contratto si produrranno quando avverrà un determinato evento. Io compro quel terreno, quel fondo, se il comune mi concederà il permesso di costruire. Quindi sorgerà un contratto soltanto nel momento in cui, il comune mi concederà il permesso di costruire. La risolutiva, gli effetti del contratto cesseranno. Vedete, nella sospensiva abbiamo parlato di effetti che si produrranno. Nella risolutiva, gli effetti del contratto cesseranno di prodursi quando accadrà un determinato evento. Se torna tua sorella dall'America, io terminerò il pagamento delle rate. Ma la condizione deve essere possibile, cioè realizzabile dal punto di vista naturale e giuridico. Ti pago se torno in vita tua moglie. È una condizione impossibile, che non può realizzarsi. La condizione deve essere lecita, quindi non deve essere contraria all'ordine pubblico, a norme imperative, al buon costume. Per esempio, ti pagherò se compirai un attentato o se corromperai il sindaco. È una condizione illecita che non può essere posta. Parliamo del termine. Il termine è un avvenimento stavolta futuro e certo, da cui dipende l'inizio o la fine, cioè l'efficacia del contratto. Quindi la differenza con la condizione sta proprio nella certezza dell'evento, cioè l'evento si manifesterà, si avvererà. L'avveramento del termine genera irretroattività, cioè il contratto è efficace dal momento in cui è stato concluso. Il termine può essere determinato, per esempio, ti regalerò lo scooter quando arriverà l'estate. Vedete, c'è una data determinata, cioè il 21 giugno. Ma il termine può essere anche indeterminato, cioè ti regalerò lo scooter quando morirà tuo zio. Non si sa quando avverrà la morte dello zio. E andiamo al modo. Il modo è una clausola accessoria che la legge consente di inserire nei contratti che hanno come causa lo spirito di liberalità, cioè sono a titolo gratuito, come il testamento, la donazione. Modo significa onere, peso, un peso che cade però sul beneficiario del contratto. Per esempio, ti dono la mia casa con l'onere di trasformarla in una residenza per anziani bisognosi, oppure con l'onere, quindi il peso, di versare una somma di denaro a favore di un istituto di beneficenza. Grazie per l'attenzione e alla prossima lezione.